Carissimi amici, stiamo ancora meditando sull'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Ieri abbiamo curato l'aspetto della preparazione. Gesù prepara il suo ingresso come qualcosa di solenne. Oggi ci lasciamo illuminare dalle parole di Luca, che ci descrivono un altro aspetto di quell'ingresso straordinario di Gesù, che nella pienezza della sua gloria, anche umana, entra da Messia a Gerusalemme. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che aveva veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. È bellissima l'immagine che ci dà Luca. Pieni di gioia, i discepoli lodano Dio. La lode va sempre a Dio per la sua opera. La sua opera meravigliosa, pensate al Magnificat di Maria. Maria loda Dio per l'opera che Lui ha compiuto su di lei. Lodare Dio per tutti i prodigi che Dio aveva compiuto. E poi da una benedizione straordinaria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, parla del Messia che sta entrando, lo accompagna con questo grido. È come se i discepoli vedessero la piena unione di Gesù con il Padre Celeste. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quali sono i prodigi? Quali erano i prodigi del Messia? Il Messia avrebbe dovuto far capire di essere tale compiendo alcuni tipi di miracoli. I ciechi che riacquistano la vista, i sordi che riacquistano l'udito, i muti che riacquistano la parola, i morti che risuscitano, gli demoniati che guariscono, tutti i segni che Gesù ha compiuto. Ricordate anche le parole che Gesù manda a dire a Giovanni attraverso i suoi discepoli. Dite a Giovanni questo: i ciechi riacquistano la vista, i sordi riacquistano l'udito, e i muti parlano. Questi sono i segni del Messia, e il Messia compirà questi segni proprio per manifestare la gloria di Dio, e in questo modo diventa un portatore di pace. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Questa immagine, queste parole ci ricordano le parole degli angeli che hanno annunciato la venuta di Gesù ai pastori a Betlemme. Le stesse parole pronuncia Luca ricordando proprio l'ingresso di Gesù. Gesù è colui che entra in Gerusalemme. Sappiamo bene che Gerusalemme è una parola che vuol dire visione di pace. Gerusalemme, Yerushalayim, Salam, è un saluto di pace. Gerusalemme è la città della pace, e Gesù come Messia entra in questa città che è la città santa come portatore di pace. Gesù porta la pace, eppure gli uomini non vogliono la pace, cercheranno di eliminare Gesù. Lasciamo che la folla goda di questo momento trionfale di Gesù, perché quel grido, anche se forse è emotivo, eppure rispetta una grande verità, la verità del Dio portatore di pace, che qualche volta il mondo non accoglie. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Una folla che dice la verità. Quando noi lodiamo Dio, diciamo sempre la verità. Quando noi lodiamo il Signore per le opere meravigliose che compie, noi non lo stiamo adulando, stiamo solo dicendo la verità. Seguiamo Gesù anche noi gridando: benedetto colui che viene nel nome del Signore. È il nostro atto profondo di fede in Gesù, uomo della pace.